Theft Auto 4 dal vostro Ivan Marshall, eccoci qua, ottava puntata ragazzi, riprendiamo. Allora, ci siamo lasciati con l'ultima missione di Playboy X, l'avete vista, siamo andati a cantiere, abbiamo fatto un disastro. La settima puntata c'è stato un macello, quello lì de fuori, che quello pazzo che urlava. Poi è arrivato un altro, il dissidente spagnolo, che non si capisce che gli diceva, cioè lo insultava. Poi quell'altro là dietro che stava prelevando al bancomat gli ha fatto il gesto dell'ombrello. E c'è stata una rissa. Allora, dobbiamo andare a incontrarci con... A che ora? Alle 8. Dobbiamo incontrarci con... Sono le 8 adesso. Con il nostro caro fidanzato Tommy il francese. Il problema è come ci arriviamo fino a là. Dobbiamo prendere un taxi. Troppo lontano. Dobbiamo prendere un taxi per fare prima. Perderemo un sacco di tempo per arrivare fino a lì. Dobbiamo prendere un taxi se ci fosse. Se ci fosse una pasta con le sarde. Se ci fosse. Però non la vedo in questo momento. Niente, mi sa che dobbiamo andare noi. Pazienza. Allora, quando mi serve un taxi non c'è mai. Di solito è pieno. Per fare prima. Dobbiamo andare da French Dom. Non ci siamo potuti cambiare, che non abbiamo avuto tempo. Però i vestiti li possiamo comprare dopo. Ecco, i taxi tutti vanno nell'altra direzione, giustamente. Sempre così, eh. Qua ce n'è uno, aspetta. C'è un taxi qua. Metterò lo fermo. Lo abbordo, come si vuol dire, prima si abbordavano le navi. Abbordiamo il taxi. Aia. No, mi sei sceso, sei incavolato. Mannaggia, mi sei niente, non posso abbordarlo. Aia. Basta, no, tranquillo, basta. Volevo prendere il taxi. No, dai. Nella miseria. Aia. Oh! Come mi è investito? Quello mi ha investito. E io salgo qua, come devo mi prendi ora? Vai. Ecco, riparti, forse. Si è scocciato, basta. Sì, basta. Anzi, adesso una cosa. No! Niente. Volevo buttare fuori il passeggero del taxi. Vabbè, niente, sono per niente. Aspetta, proviamo. Ritentiamo un nuovo tentativo di abbordaggio. Vediamo se ci riusciamo. Blocchiamolo qua. Nuovo tentativo di abbordaggio, vediamo se ci riusciamo. Ho un appuntamento, per favore. Vai e trovati un altro taxi. Gabrone, tua sorella. Andiamo. Alla meta. Non mi investire la macchina, però. Accelera. Abbiamo fretta. Che stai facendo? Che cacchio fai? Dove stai andando? Dove vai? Paga il casello, non fare il furbo. Vabbè, noi andiamo, ragazzi. Vediamo se siamo arrivati in tempo. Spero di essere arrivati in tempo. Eccolo qua. French Dom nel ristorante. Grazie. Minzio, 57 dollari. Alla faccia. Minzio. French Dom nel ristorante. Cercalo. Eccolo. È l'unico vestito da pirla. Per forza lui deve essere. Eccolo qua. Ehi. Sì. Sono io. Lo so. Io sono Nico. Tra l'altro, guardate quello là dietro. Non so se vi siete accorti di quello dietro. Guardate che occhi che ha. Perché, come si chiama? Mr. Job sounds like an asshole. Really? Bravo. What type of man do you want to meet? One with a lot of money. Do you know Gay Tony? No. Runs Hercules and Mason at Nine? I'll tell you a Mi secret. He pretends to Tony have the Ciccione dollars, but he is broke as hell. The loser. If there is one thing that I hate more than fat people and cripples, sì, it is poor vabbè, guys. Vabbè, ragazzi, ovviamente noi dobbiamo farlo fuori questo qui. Siccome mi secco questo parla assai. What are you? You got a bad knee or something? Is that why sì, io volevo un pochino di mostarda. Guardate questo tizio, guardatelo. Guardatelo in faccia. Non so se riuscite a vederlo. Guardatelo! È stranissimo. Che occhi che ha. Basta, ci siamo liberati. E gli altri continuano. Boh, è un locale di non so chi. Sembra i Men in Black quando gli fanno. Gli sparaflashano in faccia, no? Che non si ricordano niente. Un club. Un locale di sparaflashati questo qua. È morto sul tavolo. Bene. Non c'è sincronia. Vediamo se è ancora lì il cadavere. Ancora è là. E qui ai miei piedi. Sì. 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 Va bene, non ci interessano questi particolari. Sì, gli ho dato due coltellate, ma cos'è? Oh! Ma che fai? Lo stai ammazzando, sto poverazzo.
Ti è caduta una cosa, che cos'è qua? Oh, ti è caduto il caffè. Scusa. Ti è caduto il... Oh, a te è caduto già. Ti è caduto il caffè. Ecco. Ti è caduto... A te ti è caduto il giornale, posso raccoglierlo? No. Che fai? Oh! Anzi che ti ho ridato il caffè. Ma... Oh. Attenzione che gli dai un pugno a quello, eh. Vediamo se lo picchia. Picchia l'altro. No, mi stanno telefonando, scusa. Devo interrompere. No. Ho da fare. Non mi chiedere di uscire, perché ho da fare io. Non sono uno che non fa niente, come te. Allora, quello voleva picchiarmi perché gli ho tirato il caffè, anzi che gli ho ridato. Sono una persona educata. Allora, dobbiamo andare da qualcuno. Dove andiamo? Avevamo detto che saremmo andati, non mi ricordo, qui da French Dom. Poi da Elisabetta, perché c'è una rissa in corso tra lei e... A questo punto non so come sia finita la rissa, forse hanno fatto pace, si stanno flick e floccando, si stanno accoppiando, forse hanno fatto pace, si accoppiano. Sempre così finiscono i litigi, tra due che si conoscono, tra due fidanzati, prima litigano e poi finiscono a letto, sempre così. Quindi non so cosa, come è finita la questione, magari li troviamo incaprettati, non lo so. Ehi, signora, giusta la spesa. Wow, ma ha fatto, troviamo incaprettati alla fine. Dobbiamo andare da Elisabetta. Andiamo da Elisabetta, ragazzi. Allora, vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento, attivate la campanellina per essere sempre... La campanellina per essere sempre aggiornati. Caricherò nuove puntate ogni 3-4 giorni, più o meno, per darvi il tempo di visionare quelle precedenti. Quindi, iscrivetevi al canale, ragazzi. Mi raccomando. Chi è? Un messaggio, Bruce, che buono. Leggi del tuo appuntamento bollente sul sito Liberty Tree. Bello, ti fanno passare per quello vecchio. Devi fare esercizio. Bello, sapete, bello. Vabbè, sì, qua comincia a dire: io faccio iniezioni di botulino. Sì, vergogna di bla bla bla. Basta, non ti ascolto neanche. Solito sistema per non pagare il casello, vediamo se funziona. Niente, non vuole funzionare, basta. Il destino che non funziona. Io passo lo stesso, mi ha rotto le scatole per questa storia. Grazie, mi ha alzato pure la sbarra. Ehi, addirittura l'elicottero. Ah no, ok. Tanto faccio 2 metri e poi non mi ricercano più, vedi? Ora mi fermo qua e la polizia non mi vede. Sono lì, però non mi vedono. Vediamo se funziona. Oh! È tamponato questo. Ma si fanno sta cosa. Hai visto? Problema risolto. In effetti potete fare anche così, non c'è bisogno di aspettare lì, cioè di cercare di passare. Se non ci riuscite, ragazzi, lasciate perdere. Ma potete stare là 2 ore. Passate, chi se ne frega, tanto vi cercano. Fermo! Poi alla fine non fanno niente. Andiamo correndo, volando proprio da Elisabetta e l'Italia. Permesso! Ognuno tua sorella, permesso! Ognuno... vabbè, pronti frutto. La carriola, pronti frutto, cioè. Questa tra poco esplode sta macchina. Siamo arrivati. Ah no, io voglio entrare dentro casa con la macchina. Tira fuori tu. Gravalo, dice tu sei chi. Allora. Levati che devo entrare nel palazzo con la macchina. The snowstorm, la tempesta di neve, ragazzi. Eccoli qua, lo sapevo. Con le mie cose, che sai che c'hai il ciclo che lei due cose. Allora si baciano, guarda, manca poco. Sempre così finisce. Ehi, non mi toccare le porte. Sì, lo conosco, è qui presente Jacob. Ah, lei pensa che sia stato lui a fare la soffiata. No. Ancora. Siamo calmi. Oh, what? Oh, we got a big fucking problem, Rasta. Nico, go do this first job for him. Yeah, I got it. Watch me, I'll see you later. Attenzione, a momenti si baciavano, l'avevo detto io, sempre così finisce. Ora nel fuori onda non ce lo fanno vedere, in realtà sono... così, quindi lasciamo stare. Questo è fuori onda, non ce lo fanno vedere. Perché se no mi censurano il video, anche volendo. Se me lo facessero vedere mi censurerebbero il video. Dove è la macchina? Mi hanno fregato la macchina. Vabbè, tanto era rotta. Prendiamone un'altra. Prendiamo questa, dai. Salve, mi serve la macchina.
non opporre resistenza, non fare come tutti gli altri. Ecco. Ciao. Bravissimo. Abbiamo preso la Voodoo, c'era anche a GTA San Andreas, grande gioco. Allora, dobbiamo andare a sistemare sta storia. A recuperare, credo, la... Ah sì, vi ricordate l'affare che è successo, è saltato l'affare per l'eroina lì? La cocaina, quella caspita era. Quando c'è stata la redata della polizia. A quanto pare qualcuno si è fregato la droga di Elisabetta. E l'ha portata in una specie di posto dove stiamo andando noi a recuperarla, ovviamente. E praticamente Elisabetta si è presa con Bob Marley dicendo: oh, sei stato tu a fare la soffiata a dirgli a quelli a portarmi via la droga, mi hai fatto saltare l'affare. Quello non ne sa niente, secondo me non è stato Jacob, è ovvio che non è stato lui, non ne sa niente un corazzo. E quindi dice oh, quella diceva gna, gna, gna. E ovviamente si sentiva quell'altra gna, gna, gna. E quindi non si è capito niente, siamo dovuti intervenire per sennò qua finiva male la cosa. Ormai non ci interessa se stanno copiando, stanno facendo quello che vogliono. Ah, scusa, non ce ne frega niente. Chi è? La polizia. Ah, non è manco morto. Ah, sì, è morto. Vabbè, dai, non lo pianto. Vada, vada, non riesco a salire. Ma è possibile? Sono sempre quello che si incastra. Oh, che vuole? No, 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 no. Non mi faccio arrestare. Scusa, ho dovuto farlo, però siamo quasi morti, porca miseria, ho fatto una cretinata assurda. Mamma mia, qua se mi sparano muoio, sono senza vita. Come si fa? Mi stanno inseguendo, 3 stelle, mannaggia la miseria, stavo andando a fare... Ah, mi fallisce la missione se muoio, mi serve una macchina alla svelta, devo andarmene via di corsa, faccio una macchina. Via di corsa, devo liberarmi dalla polizia. Giustamente una carriola devo trovare, no? È normale. C'è anche l'elicottero. La volta che arriviamo a 3 stelle. Ma posso andare da quella parte. Quindi se mi sparano. Signora! Ecco. Stiamo uscendo dal cerchio, qua forse mi lasciano in pace. Vediamo. Mi devo fermare qua. Subito dopo il. Qua. Che speriamo di liberarci la polizia. Stanno arrivando a tutta forza. Tutta velocità. Siamo liberati anche dall'elicottero. Vediamo. Sì, forse siamo salvi. Per un pelo. Ragazzi, siamo senza vita. Abbiamo rischiato grosso. Non so come potremmo fare questa missione con un goccio di vita. Dovrebbe capitarmi un negozio, un plug and bell, qualcosa, un paninaro, un kebab bar o qualcosa per recuperare la vita, perché sennò qua ci lascio le penne. Eccolo, Burger Shot. Scusa. Lascia stare, fatti gli affari tuoi. Non mi guardare, è meglio se non mi guardi. Devo mangiare. Sto morendo! Devo mangiare! Dammi cibo, tutto quello che hai, non mi interessa. L'elefante, dammi lo struzzo, il verme, tutto quello che hai, qualsiasi cosa mi mangio. Oh, che succede? Si è glitchato. Ho fame! Ah, ok. Si era glitchato il commesso. Sì, sì, grazie. Meno male. Grazie, $1. Ci siamo salvati, ragazzi. Questa è un pochino... Tutti questi che fumano sono un pochino rimbambiti. Guardate che fumare fa male, ragazzi. Se fumate smettete, perché non vi dà nessun vantaggio. Ci perdete in salute, ci perdete in soldi, puzzate di fumo e vi vengono i capelli bianchi prima del tempo. Quindi non c'è nessun vantaggio nel fumare. Qualsiasi cosa voi fumiate, dice no, è quella a vapore, non ce n'è tabacco. Cretinate, non è vero niente. Ci sono cose anche peggiori là dentro. Non fumate, basta. Eccoci. Piccolo messaggio promozionale. Ok, stiamo andando in una specie di zona abbandonata, perché per recuperare sta eroina, cocaina. Non lo so chi è. Che cos'è? Eroina, cocaina? Ballerina. Ehi! Hey! Sono ribaltato in pure. Tranquillo, siamo arrivati. Ah, è un ospedale abbandonato. Ospedale abbandonato, ragazzi. Un ospedale abbandonato. Qua siamo pieno di gente. Ci vuole anche un giubbotto antiproiettile. Però non ce l'ho. Io i trucchi non li metto, ovviamente. So che ci sono i trucchi. Ah, cocaina, ok. È da qualche parte un ospedale abbandonato. È pieno di metallari motociclisti. Sì.
poi? This is scale fish. Questa cosa è paurosa. From Bolivia, manito. Bolivia, manito. The best, man. You're an American now. The best everything gets made here. Sì. The best stuff got made grosso, in Mexico, Colombia or wherever. Why do you all run across the border? Perché ce la prendiamo noi. Ce la prendiamo noi di persona, che ci piace. Comunque, dobbiamo fare irruzione qua dentro da soli contro un esercito di rocchettari, metallari, quello che è. E riprenderci la cocaina di Elisabetta. Vediamo se posso nascondermi dietro l'albero. Sì, posso. Ok. Andiamo a diseccare i primi due. Ok, non si sono accorti di niente. Non si sono accorti di niente. Quelli all'interno non si sono accorti di niente. Stranamente. Molto strano. Oh, non si sono accorti di niente, veramente, non per scherzo. E ora se ne sono accorti, giustamente. Ok, mi piacciono queste sparatorie. Fermi! Che vuoi, non mi guardare. Non hai via d'uscita, ha detto praticamente. Basta che esci una mano. Sparo alla mano, non è un problema. Appena vedo uno spicchio di qualcosa, vedi? Sparo. Oh, chi è quello? Ma che urlano come delle femmine tutti quanti? Ho pensato a spararmi. Aia, chi è? Dov'è? Dov'è? Ma... schifezza umana. Ah, c'è un po' di vita qua. Ok, non l'avevo visto proprio. Queste cose esplodono, state... fate attenzione a non sparare i barili incendiari. No, non è qui. Dove sono questi? Ah, qua, ho sbagliato stanza. Ehi, l'ho visti. C'è posta per terra. Ok, ce ne siamo liberati. Ecco la coca. Meno male. Però la cosa mi dice che non sia tutto a posto. Cioè, è troppo bello per essere vero. C'è qualcosa che... I've got this stuff. You know where the heat is tutto troppo from? Tranquillo. Per vedere che ha fatto la spia. Ecco, appunto, infatti. Sembrava troppo bello per essere vero. Attenzione. Qualcuno ha fatto la spia bella grossa. C'è questa operazione qui. C'è la SWAT, c'è. L'elicottero sta atterrando sul tetto. Tetto, insomma, se ce n'è di tetto. La NUS. Attenzione, ha fatto irruzione all'ospedale. Esce a zero e trovi il sospetto. La parola. Poi mi sparano. Che miseria. Aia, chi è stato? Scroio. Ragazzi, qua c'è la NUS. Dobbiamo scappare. Qua è tutto... mannaggia, tutto chiuso qua. Non si rompono queste cose. Se sparo lì che succede? No, non si rompe la porta. Ah, si è rotta. A posto. Aia! Che cos'è? Mi è caduto il palo addosso. Ragazzi, è caduto il palo di sopra. Non c'è via d'uscita di qua. Solo dall'uscita principale posso passare. Ed è un problema. Solo dall'uscita principale possiamo passare. Non va bene sta cosa, ragazzi. No, you are going down. Ti sei morto. Aia. Firlo. Lasciateci in pace, abbiamo da fare. Bisogno di fuoco di soppressione, penso quello. Sei circondato. Sto traducendo perché ha potuto problemi con l'inglese. Non è avvezzo.
Io riesco a sparare al pilota dell'elicottero. A posto, perfetto. Ciao, buon viaggio. He's going down. L'ultimo che ha detto così è morto, infatti. Qua dobbiamo andarcene, perché se restiamo fermi ne arrivano. Sì, così sicuramente ce la farai. Dobbiamo andarcene, ragazzi. Via. Sono in troppi. Troppi, un esercito. Sto per morire, ragazzi. Qua dobbiamo, non voglio fallire la missione. Dobbiamo andarcene. Dobbiamo andare via alla svelta. Non ci hanno visto. Facciamoli passare. Non ci hanno visto. Ok, c'è un'altra macchina. No, questi ci hanno visto. Ah, troppe macchine ci sono. Accidenti. Dai, prendiamoci la loro macchina e andiamocene. Mi sono bucato la ruota. No, prendiamo l'altra. Ah! Ma chi se ne frega che la ruota è bucata? Basta che cammina. Via, via, via! Andiamo via! No, ho perso lo sportello. Beh, fa niente. Andiamocene. Dobbiamo liberarci di questi ora. Eccolo là. Non fa niente che si è staccato lo sportello. Fate passare! Mettetemi dritto, grazie, se ci riuscite, grazie molto gentile. Arrivederci, è stato un piacere. Ah, ma ho le granate io. No, ho le granate, non me le chiamo le granate. Permesso, scusa. Permesso. Fate passare. Ho detto fate passare. Abbiamo ancora la polizia alle calcagna. Ok, ora vediamo se riusciamo a uscire dalla zona. No, niente. Andiamo, giriamo di qua, giriamo di qua. Ma che cavolo. Togliti. Ok, siamo usciti dalla zona di ricerca. Aspettiamo. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Non è stata facile. Per niente facile, non è stato per niente facile. Ce ne siamo liberati. In qualche modo. I lost the heat. Dove where sei? Are you? I'm with some buckets in get you know, Nico. Una persona che so dice di conoscermi. Vai a parlare con Little Jack. Andiamo su. Scusa. Signora. Mamma mia, tutti che urlate siete. Fanno male le orecchie quando urlate. Allora, ragazzi, ce l'abbiamo fatta per un pelo. Però ce la siamo cavata bene, dai, abbiamo ammazzato un bel po' di questi. È stata una bella operazione SWAT. L'abbiamo fatta noi l'operazione NUS, no? Quelli là, della SWAT. Della NUS, della SWAT, che caspita sono, non lo so. Noi siamo stati più bravi. Ok, ragazzi. No! Una macchina c'era una. Ho sferrata proprio così un millimetro. Ora ce la liberiamo subito una stella. Allora, ragazzi, siamo qui. Oh, scusa. Non frena questa macchina. Vai a parlare con Little Jacob. Eccoci qua. Calmi, stiamo calmi. Non è successo niente. Ce l'avevo le granate, non so come. Oh, allora, com'è la situazione? Chi è questa persona che dice di conoscermi? Infatti, questo è vero. Yo, me think me know the eater come from in a king. Hey, Nico. Chi è? Hey, Jacob. Chi è? No, Michelle. This is no place for you, Michelle. Michelle. As it happens, it is. Attenzione. You see, Nico, I have been working for the government. Schifo. I'm afraid it's my job to watch you. Vergogna. And now I have to ask you for the coke. È una poliziotta. Right?
Please, please don't make this. Ma come? Abbiamo zucato insieme, tu mi tradisci così. They're about to take down Elisabetta. E che me frega a me? I don't fucking believe this. Non ci credo. I'm sorry it had to be this. Sei, fai schifo, really Michelle, fai schifo. Hey, you know, you could have gone down too. Sì, certo. So come no? You fucking bitch. Ecco, traditrice. Nico. Per voi. Voilà. You mean voilà. Why let us off just like that? Non ci fanno niente. Well, my employers need the help of a guy. Certo, figurati. The office is in Algonquin. I'll call you. Mi farò sentire. La coca? You know, as and when we need you. Ah, se abbiamo bisogno di te. The coke, please. Coke, please. Tieni qua la coca, zucatela pure quella, visto che ormai sei abituata a zucare cose. vabbè, glielo dici. Abbiamo perso la coca. Non ci fa niente. Intanto abbiamo preso $2500 per questo giochino. Michelle ci ha tradito. Abbiamo ancora il numero. Possiamo chiamarla per dirle traditrice. Vediamo, ora la chiamiamo. Allora, la chiamo schifo. Vergogna. Vediamo se risponde. No. Non risponde. Certo. Vabbè, ragazzi. Ecco, vi devo dire. Manco la macchina parte. Ok, parte. Macchina, insomma. Dove andiamo? Andiamo da Elisabetta. Ce l'abbiamo a sinistra, praticamente. Eccola qua. È vicinissima. Andiamo da lei. Qua non c'è neanche la radio, quindi silenzio tombale. Elisabetta è triste perché non c'è più la coca. Questo lo faccio apposta, guarda. Questo l'ho fatto apposta. Mi andava a fuoco la macchina. E gliela lascio qua. Niente, non è successo niente. Basta, è stato un incidente. No, la polizia c'è. State lontani, sta per esplodere. Ah, no, ok. Basta. Andiamo da Elisabetta. Elisabetta, sta per esplodere. Guardiamoci l'esplosione in diretta. Vediamo se viene coinvolta qualche macchina. Direi di sì, perché quelli sono al semaforo, è rosso. Ma così spostano, tranquilli. Sta per esplodere. Via, via. L'ho detto. Non mi sentite. Ah, no, niente, non è successo niente. La macchina si è accartocciata, guarda. Ha perso un pezzo di macchina. Vabbè, così ti entra in garage, dai. Andiamo avanti, andiamo da Elisabetta. Adesso il problema è dirglielo. Hai perso la coca, mi dispiace. Se la sono zucata, qualcun altro se l'è zucata. Una certa Michelle, però. Have a heart. Avere un cuore, ha un cuore, insomma. To have a heart. Eccola qua, ora piange, infatti. Piangi per la coca. And this is getting out of control. The police sì. Are all over me. I can feel them. Oddio. La polizia invisibile mi palpeggia. So I'm gonna go to prison. E che vuoi da me? E che vuoi? Problemi tuoi. All this work for nothing, man. Ci posso fare. Ecco, zucca pure tu, dai. Being tough in a man's world. Che vuoi? Mad world. Ancora. Orge, chi è Orge? Everyone's a rat! Not me. Whatever. Io no. Vabbè. Chi è? La polizia. Who is it? It's the streets, man. Sono le strade che ti chiamano. Uno che ti chiama bionda può essere mai la polizia. Manny, siamo tranquilli. Che succede? C'è una rissa. The streets have spoken. Now leave my people alone. Che succede? C'è un documentario in diretta. Oh, attenzione! No! Li ha uccisi! No! Manny della raccrociata del suo cameraman. Sono morti. E ora? Infatti. Ma perché non te lo fai tu? Tu hai fatto il danno e tu pulisci. C'è un dottore a Broker. Mettiamolo in macchina. Ma no, povero Manny dell'era glaciale, è morto così. Eccoci, allora c'è stata una strage, ragazzi. Sono morti Manny dell'era glaciale e il suo cameraman. Ho la voce triste perché è un momento di lutto. Quanto mi dispiace, anche a me. Dobbiamo andare alla macchina, la carcassa della mia macchina di prima. Dobbiamo andare a liberarci dei cadaveri, a quanto pare. C'è un dottore a Broker, sarà una specie di cose, come dire, ci dobbiamo liberare dei cadaveri, forse li fa a pezzi, li fa l'autopsia, li brucia, che ne so.
Ora sicuramente mi diranno, onde stereo sospetti, paga il pedaggio. E qua sono costretto a pagare il pedaggio un'altra volta, sicuramente. Quindi mi dirà di fermarmi e non destare sospetti. Vediamo, vabbè, noi lo facciamo comunque. Forza, che ho fretta. Little bitches. Posso passare? $5, buttati così, nella spazzatura. Tra l'altro la Voodoo, sempre quella macchina lì. Ragazzi, è successo un macello con sta cocaina. La cocaina fa male, l'ho sempre detto. Non vi drogate. Mi raccomando, ecco, a proposito. Come butto? C'ho due cadaveri nel cofano. Sì, mi chiedono tutti di uscire quando sto facendo le missioni. Quando sono a casa non mi chiama nessuno. Strano. Ma ragazzi, l'unica volta in cui, da quando ho cominciato il gioco, in cui ho guidato e non ho investito. Neanche una volta. Mi sto preoccupando. Siamo arrivati. Ho dei cadaveri con me. Due cadaveri. Dottore, faccia qualcosa. No, colpo di pistola. No, non si può fare niente con le teste. No, stanno bene. No, stanno bene, non ti preoccupare. Ah, fa l'autopsia, gli toglie gli organi e li rivende. Ah, bravo il dottore, capito? Si fa un sacco di soldi. Va bene, ha un altro di occhio. Ok. Grazie. Sì. Bello, poi guardate che pulizia, con la sigaretta gli tocca i cadaveri. Arrivederci, dottore. Sembrava Freeman, no, Foreman, quello di Dottor House, tra l'altro. Foreman? Sì, Dottor House. Inibitala. Ecco. Ma non dica cazzate. Ecco. Chi è? Mamma mia, sta violenza. No, non si urla. The doctor has that stuff. Sì, grazie al casino che hai fatto lì. Ma che vuoi? Te ne vai in carcere, a me non mi frega niente, io non ho niente a che fare con te. Allora andiamo da Brucey, visto che siamo vicini. Poi andiamo dal punto interrogativo. Dopo Brucey andiamo dal punto interrogativo. Dopo Brucey andiamo dal punto interrogativo, ragazzi. Sto palo ancora che lo mettono. Non lo dovete mettere. Più lo mettete, più lo butto giù. Allora, questa parte del gioco è un pochino movimentata, ragazzi. Un po' movimentata, perché abbiamo dovuto fare, ovviamente nelle ultime due puntate sono successe un sacco di cose. Colpi di scena, si capisce. Un sacco di cose inaspettate sono successe. Andiamo da Brucey. Prendiamo la solita scorciatoia, ormai la conoscete, ve la faccio vedere per chi non la conoscesse. Anzi, prendetela anche voi se ci giocate. Chi è? Mallory, dimmi. Sì, ed era amica tua. Sì. Aia, scusate. Chiedo scusa. Che vuoi, era amica tua. Sì, Miriam Sorry, me ne faccio un piffero che mi dice Miriam Sorry, era amica tua. È colpa tua. Questo è morto, schiacciato da una macchina caduta da un tetto. Mi dispiace, non l'ho fatto apposta. Chiedo scusa. Number one. Si legge number one e no, vuol dire number abbreviato per chi non lo sapesse. Eccolo qua, imbecille. Mi sei mancato. Hey, Brucey, what's up? Hey, Nico. No, sei tutto sudato, che schifo. Show me the love, man. Oh, hug enough, all right. Whoa, what are we about here, you and me? Come no? Le faccia da canguro che c'è. And hired gun, and you're a steroid junkie, but we get along. No, not that stuff. That's superficial. I'm talking about the real. Cose profonde, cioè? We're winners, man. Fucking winners. That's how we roll, brother. Sì, sì. Ma levate sto primo piano, mi sembra una vomita. Paper, check. That's how we roll, bitches. The sì. Boss.
Are you all right? Sicuramente. Much bull jerk testosterone up the ass. Fuck you, fuck you, man. Hey, check this out. Lenny! Lenny! Oh, stai calmo, ti sente? Sei a due metri da te. Well, she's very shiny. Look at her and weep tears of pure gold. Ah, quella lì bianca e gialla e nera. Bella, però. Come on now. Let's go show some people just how we roll. Che fai, guidi tu? Alright, come on, get in. Che fa? Non parte. Che succede? Pure gold, eh, big man? Non parte. You're a fucking asshole. What is this? What is this? You tuned it yourself. Sei tu che l'hai modificata. Well, what should I do? I mean, I need a flashy car. E non parte. People are gonna think I'm a no-nut bullshitter if I fail to deliver here. How about Steve's car? Yes. Buona idea. Chi è Steve? Nico, can you drive us to Freetown Avenue in Willis? Yeah. Come on. Let's roll. E con questo che facciamo? Woo! Stai calmo. Vabbè, abbiamo una macchina, dobbiamo fare una gara clandestina che dobbiamo fare. Nicky, we need some wheels. Ce l'abbiamo, tranquillo. Anzi, questa almeno cammina a differenza della tua. Mo. Evolution. Almeno la mia cammina. Nico, man, excuse me, but I gotta make this call to tell this guy we're buying. Ah, certo. Dillo, dillo. Comunque, pensavo lo volessi rubare. Non risponde. Ah, risponde. No, man, you can spot me. For sure. Right, listen, man. No, listen, me and my ice cold friend Nico gotta borrow your car. Non dice possiamo prendere, prendiamo. The other one. Ah, l'altra. Of course it'll be cool. Certo. What? It's outside? Great! Love you, man! He's fine with us taking it. We won't have an incident like the last time I got the car for you. No way, man. That was a one-time only, baby. Infatti, mi ricordo abbiamo preso la macchina di Rivas. Shit, I was gonna say my hand, but I think you know that nothing's tighter than this shit. Yeah, wanna feel? Thanks, but I got my hands full. God, this is exactly the ecco, ti ho fatto sbattere, così la smetti di parlare. Destroying the town. You and me could be doing some serious damage, like a nuclear bomb up in this shit. Jesus. But a sexy bomb, you know? A bomb that only affects girls with D-cups, tight asses, blonde hair, no cellulite, and tan. Yeah! Right. I don't know if I get your meaning, but we can hang out sometime. Bella questa. È questa? E questa me la tengo, ma posso tenere? No. Non me la posso tenere, non è mia. Bella. Pronti a partire. Ah, devo fare una gara. Una bella macchina. Vedi tu? No way, man. I'm just here to look good. Me and you are cruising together. That's how we roll. Passenger side, flexing the guns, flexing the chicks, flashing the blades, pumping the sounds, riding shotgun while my boy Nico pulls off some badass red army, pedal to the metal, skin of your teeth, burnt rubber moves. Am I right? Is that our style? Because I think that is how we roll up in the... Sono pronti? Ma sono tutte macchine di grossa cilindrata, Non è semplice. Vai, siamo pronti. Fast and Furious Mode Activated. Fast and Furious Mode Activated. E partiamo subito, ragazzi. Passo in mezzo. Cosa più semplice del mondo. Toglietevi di mezzo. No! No! Mi ha fatto andare fuori strada quello con la macchina grigia. Mi vendicherò. Tranquillo che mi vendicherò. Scusa. Mi interessa se si rompe, devo vincere la gara. Questo lo mando fuori strada. Vai, muori. No, la polizia! Eccolo qua. Non c'è la polizia, non c'è di più. Come al solito c'era un poliziotto sul marciapiede, tanti marciapiedi che ci sono. E ciao, è rimasto l'ultimo, dai, mettiamolo fuori strada. E ciao pure a te. Ho investito una signora. No! E questo è un osso duro, questo è una macchina gialla, è un osso duro.
la macchina rossa non per me. Strano, con la macchina gialla non so. Devo liberarcela. Cavolo, polizia, sì. Non ci provare, sai? Siamo primi. E ragazzi, concentrazione che siamo primi. Seminiamo questo qua. Non sbagliamo adesso, perché dopo non ci sorpassa di nuovo. Dov'è? Ci sta attaccato alle chiappe. Ok, l'abbiamo staccato. Dai. Abbiamo vinto! È andata, ragazzi, è andata. Gran finale. Pure il retromarcio, quindi. Siete scarsi. I fucking love you, sì, man. Number one, good driving. Ciao, Pirla. Yeah, pretty good. Take me back to my party, man. I'm feeling jacked. I want to hit the weights. Oh, com'è perdere? Ah, non c'è nessuno. Cioè, era talmente arrabbiato che è scomparso. You know what, Nico? È evaporato. You can keep this car. You earned it. And I can't have my boy rolling in anything. Tengo la macchina. Grazie. I thought it belonged to Steve. Fuck Steve. You are the man, man. You are number one. You won this shit anyway. Sì, e cosa gli dice Steve? Perché gli ho preso la macchina. Don't worry about that. Brucey has the magic fingers. They only touch prime engines. Sì, come no. Forse si è visto. Okay, VIP only. Read my lips. I'm a winner. And when they touch, shit, they work some serious magic, bro. What is it that you do, Brucey? Okay, siamo arrivati. I'm a mechanic. I don't get it. I'm a businessman. Sì, come no. I feel like we really sì, bonded no. Back there. I'm close to you, man. You let me inside. You let your armor down, you know? We had a moment, man. Call me and we'll hang. Sure sì, we ti did. Chiamerò sicuramente. Tanto stiamo guadagnando un bel macchinone. Il colore fa schifo. Magari poi andiamo a pitturare. Intanto andiamo a posarla. A conservarla al nostro parcheggio. Visto che ci siamo. Ah, ma abbiamo quella nera. Vabbè, pazienza. Quella nera la togliamo. Ce la portiamo dietro e fino a quando ce la teniamo. Questa è più importante di quella nera. Purtroppo se ci arriviamo e non si distrugge per strada. Non rompere. Ecco, che vuoi? Non ci posso fare niente, sono una persona impegnata io. Devi capire. Ok ragazzi. Sì, io sono una persona impegnata. Quindi andiamo a posare la macchina e poi vediamo se rimane tempo per fare qualche altra missione, almeno una, se no ripartiremo da qui, dalla macchina gialla, dalla prossima puntata. Intanto ragazzi, vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati, mi raccomando. Guardate i video di Tomb Raider Definitive Edition e le mie cover alla chitarra. Contattatemi su Instagram, seguitemi su Instagram e contattatemi, potremmo anche stringere amicizie, ve l'ho già detto. Sono una persona molto socievole, mi piace conoscere gente nuova, così impariamo l'uno dall'altro. Contattatemi su Instagram tranquillamente, sentitevi liberi di contattarmi, non c'è problema. Ok, la macchina è tutta distrutta, poi siamo così arrivati. Di non romperla definitivamente. Scusa. Vabbè, non fa niente, dai. Questa è rossa, però. Ma ce l'ho già rossa. Verde. Perché quando una macchina spawnano sempre le macchine quelle le mie? Giallo o bianca? Che dite? Bianca, rossa? Ce ne sono di diverse. Facciamo un'altra. Beige. Scusa. Celeste non mi piace. Bianca o gialla? Ma facciamo rossa e gialla. Gialla non mi piace. Vabbè, dai, facciamo gialla. Scusa, aspetta che mi libero di questa. Aspettate, ragazzi. Fotografiare l'altra. Se non puoi scendere e spostarla direttamente, non mi segue. Ecco. Tre non ci stanno, pensate, come fare. Sono davanti furto di quella dietro. Stai zitto, questo è il mio parcheggio, faccio quello che mi pare. Ok ragazzi,
fermiamoci qua, dai. Ci fermiamo qui per questa puntata. Grazie per averci seguito, al solito. Anche questa è stata un po' movimentata, come l'altra. Ci fermiamo qui, ragazzi. Seguiteci. Ci vediamo alla prossima puntata. Solo al vostro Marshall. Ciao!